Da un lato il rispetto delle regole, il gioco di squadra, dall'altro la necessità di risollevare un settore che l'emergenza Covid ha messo a dura prova. Paolo Zanforlin, titolare di un locale storico di Varese e referente AIME per i pubblici esercizi, plaude al buon risultato del weekend lungo. L'ottima sinergia con le autorità, l'utilizzo efficace e discreto della security, l'ampliamento della zona pedonale hanno permesso una miglior gestione degli afflussi nella cosiddetta movida. Resta il fatto però che per gli addetti ai lavori la strada è in salita, da qui l'auspicio che la morsa di permessi e divieti venga al più presto allentata. Siamo qui però per contro anche a verificare che il business non è ancora tornato a livelli accettabili. Dobbiamo ripartire ancora più di slancio e con il supporto da parte della pubblica amministrazione cercare di risistemare e rimodulare quelle che sono anche le ordinanze che sono state messe in vigore. Zanforlin sa bene che per cantare vittorie è troppo presto, il Covid è ancora in agguato e la guardia deve restare alta, ma auspica che l'ottima sinergia col comune e con le forze dell'ordine possa strappare qualche concessione in più a favore degli esercenti. Di conseguenza andremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e sicuramente la curva del rischio si sta attenuando e allora noi dobbiamo essere veramente pronti a prendere quelle che sono le opportunità che il mercato ci darà.